Da 9 anni il progetto Esodo, sostenuto da Fondazione Cari Verona, Caritas Italiana e Comune Scaligero e in collaborazione con 9 enti del terzo settore, dà una possibilità effettiva ai carcerati. Di questo si è parlato in seminario maggiore a Verona. Il tema centrale è l'esecuzione penale esterna delle persone che hanno subito una condanna e quindi la possibilità concreta di un reinserimento sociale grazie alle normative che consentono alle persone che sono state condannate di poter scontare all'esterno un pezzo della loro misura penale. Una persona che è verso il fine pena può chiedere alla magistratura di sorveglianza di usufruire della possibilità di uscire dal carcere, di vivere in una casa ad esempio di progetto Esodo e di seguire dei percorsi di inserimento lavorativo. Ad aprire i lavori Margherita Forestan, garante per i diritti dei detenuti e il direttore di Caritas Diocesana, Monsignor Giuliano Ceschi. Nel carcere di Montorio ci sono circa 500 detenuti, 140 di loro sono coinvolti nel progetto Esodo, 35 in residenzialità esterna, gli altri con inserimenti lavorativi. L'investimento migliore in termini sociali ed economici per evitare che, finita la pena, tornino a delinquere. E chi esce dal carcere senza trattamento alla fine della pena purtroppo torna a delinquere nell'80% dei casi. Per quanto concerne invece le misure alternative, il dato è esattamente l'inverso, quindi le persone, diciamo così, si reinseriscono all'80% e soltanto il 20% continua a delinquere. È un investimento che dovrebbe quindi riguardare una gran parte di carcerati, è così per quanto riguarda i numeri? No, purtroppo no, perché la nostra detenzione attualmente riguarda anche problematiche sociali, cioè noi abbiamo moltissime persone che hanno delle pene bassissime, però poi non hanno lavoro, non hanno famiglia, non hanno una casa e quindi per necessità di cose rimangono in carcere perché il magistrato non gli può dare una misura alternativa.